Buongiorno, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial, andremo a realizzare insieme questi orecchini che io trovo super carini. Sono molto molto carini anche se sono piccoli. E come materiale ho utilizzato un Rivoli da 12 che ho incastonato con le drop duo e le perle da 4. Poi ho usato ginkgo, super duo e rocaille dietro una semplice incastonatura netted. E la lavorazione, come sempre, è bella piatta, è bella compatta e niente, a me piacciono veramente tantissimo. Li ho già realizzati anche in un'altra versione, in realtà questa è la versione che faremo insieme nel tutorial e questa invece era la prima versione che ho realizzato per studiarmi il prototipo. Cosa ne pensate? Spero tanto, insomma, che vi piacciono. Ora vi lascio alla lista dettagliata del materiale che ci servirà per realizzare queste orecchine e poi ovviamente al tutorial. Allora, per questo progetto ci occorrono rivoli da 12 mm, poi ginkgo, me ne serviranno 4 per ogni orecchino, la colorazione che uso io è la bronza pollo jet full AB e sono queste. Poi ci serviranno anche le drop duo, io le sto usando nella colorazione jet full AB matted. Poi ci serviranno perle da 4, io uso la colorazione moonstone che è questa. Poi ci serviranno anche le super duo, anche di super duo me ne bastano 4 per orecchino, io sto usando la classica colorazione jet. E poi ci serviranno rocaille 15.0 e 11.0 della Miyuki. Come 15 utilizzo le Metallic Light Bronze e come 11 utilizzo come colore principale le Matte Metallic Gold Rainbow, mentre come colore secondario questo bel turchese che è l'Opac Dyed Bright Turquoise che ho preso dalla pallina. Ovviamente vi servirà un perno o una monachella con relativo anellino per collegarlo alla creazione. Come ago utilizzo un ago numero 12 e come filo il Fireline da 0,15. La prima cosa da fare è quella di inserire sull'ago una perla, una drop duo inserendomi dalla parte più stretta della perlina, una rocaille 11.0 e un'altra drop duo e ripeto questa sequenza di perline per un totale di 4 volte, poi chiudo a cerchio, ripasso in tutte le perline, faccio un doppio nodino e poi vediamo come proseguire. Bene, adesso sto uscendo con il filo dalla rocaille tra le due drop duo, metto sull'ago 7 rocaille 11.0 e mi vado ad inserire nella 11.0 successiva, cioè questa qua, e si viene a formare così il primo archetto. Ok, ripeto questo passaggio per altre 3 volte. Ok, ora sto uscendo con il filo dalla quarta delle 7 rocaille appena inserite, praticamente quella centrale dell'archetto. Prendo il mio rivoli e lo inserisco all'interno della lavorazione rivolto verso il basso tirando leggermente il filo. Ora metto sull'ago 3 rocaille 11.0 e mi vado ad inserire nella rocaille centrale dell'archetto dopo questo e tiro il filo. Facciamolo un'altra volta insieme, carico sull'ago sempre 3 rocaille 11.0 e mi vado ad inserire nella rocaille centrale dell'archetto successivo, cioè questa, e tiro il filo. Quindi ripeto questo inserimento fino a completare tutto il giro. Ora tiro bene il filo e ripasso un po' di volte all'interno di tutte le ultime perline inserite in modo da stringere ulteriormente la lavorazione e incastonare per bene il nostro rivoli. Ok, una volta fatta la nostra incastonatura mi sono portata ad uscire dal foro superiore di questa drop duo. Metto sull'ago una super duo e mi inserisco nel foro alto della drop duo successiva e tiro il filo. Bene. Adesso metto sull'ago una ginkgo 5 rocaille 11.0, così inserisco nella ginkgo dalla parte più larga della perlina e 5 rocaille 11.0. Porto tutto a fine filo e senza inserire niente sull'ago rientro con l'ago nell'altro foro della ginkgo dall'alto verso il basso e passo anche nella drop duo successiva sempre foro alto e tiro il filo. Facciamolo un'altra volta insieme, adesso come prima
tra le due drop duo andrò a inserire una super duo, puntando sempre nel foro alto della drop duo successiva. Poi metto sul lago una ginkgo e 5 rocaille 11-0 e 5, ecco qua. Porto tutto a fine filo e mi vado ad inserire nell'altro foro della ginkgo dall'alto verso il basso e passo anche nel foro alto della drop duo dopo e tiro il filo. Quindi ripeto questi due passaggi per altre due volte. Bene, adesso sto uscendo con il filo dal foro inferiore di questa super duo. Metto sul lago una drop duo e due rocaille 11-0 e mi devo inserire nelle 5 rocaille 11-0 sopra la ginkgo. Ok, adesso metto sul lago due rocaille 11 e una drop duo. E mi vado ad inserire nel foro inferiore della super duo dopo e tiro sempre bene il filo. Così. E rifacciamo un'altra volta questo passaggio insieme, quindi sul lago carico una drop duo e due rocaille 11-0 e mi vado ad inserire nelle 5 rocaille sopra la ginkgo. Adesso metto sul lago due rocaille, sempre 11-0 e una drop duo, e mi vado ad inserire nel foro inferiore della super duo dopo e tiro il filo. Ok, quindi ripeto questi inserimenti e completo tutto il giro. Bene, adesso sto uscendo con il filo dalla seconda rocaille prima della drop duo, da questa qua. Metto sul lago una 15 e due 11 e mi vado ad inserire nel foro superiore della drop duo dopo. Tiro il filo. Tra le due drop duo andrò a inserire una rocaille 11, puntando sempre nel foro alto della drop duo successiva. Poi di nuovo metto sul lago due rocaille 11 e una 15-0. 2, 11, 1, 15, salto la prima rocaille e mi vado ad inserire in quelle dopo e tiro il filo. Ripasso nelle rocaille successive fino a portarmi ad uscire sempre dalla seconda rocaille prima della drop duo, da questa qua. E ripeto gli stessi inserimenti che ho appena fatto per tutto il giro. Ok, a giro terminato, ora giro il lavoro che lavoriamo sul retro. Sto uscendo con il filo da sotto la ginkgo, vedete da qua. Metto sul lago 3 rocaille 11 e mi vado ad inserire col lago nel foro libero della super duo e tiro filo. Altre 3 rocaille 11-0 e mi vado ad inserire nella ginkgo da sotto verso sopra, così. Ok. Adesso ripasso nelle rocaille sopra la ginkgo, nelle 5 rocaille. Così. E poi risbuco da sotto la ginkgo, quindi passo con l'ago da sopra a sotto la ginkgo. E sono pronta di nuovo a fare lo stesso inserimento che ho appena fatto. Quindi ripeto lo stesso procedimento per ogni super duo. Bene, una volta completato anche questo passaggio, ci manca solo il cappietto. Quindi mi sono portata ad uscire dalla rocaille centrale del picco sopra la ginkgo, questa. Metto sul lago 6 rocaille 15-0 e mi inserisco nella stessa rocaille 11-0, solo dall'altra parte rispetto a dove sto uscendo con il filo, quindi di qua. E così si forma il cappietto. Ora vi consiglio come sempre di ripassare qualche volta all'interno del cappietto per renderlo più sicuro. Poi scendiamo all'interno della lavorazione, facciamo il doppio nodino e possiamo tagliare il filo in eccesso perché il nostro orecchino è terminato. Ok, ho chiuso il lavoro, poi ho inserito anellini e collegato i pernetti e questi sono gli orecchini terminati. Spero tanto che
vi piaccia questo progetto e spero di vedere le vostre versioni. Se li rifate, mi raccomando, taggatemi, che sapete mi fa sempre piacere vedere quello che create con i miei tutorial. E vi rifaccio vedere anche la prima versione che avevo realizzato. E niente, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo tutorial, vi mando un bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!